come spiegato a tagliare l'erba, vengono tante domande. Una di queste riguarda proprio il Tribunale Unico della Repubblica di San Marino, ovvero sia, come mai il giudice Felici, adesso membro della CEDU, ha rilevato un'associazione a delinquere relativamente ai comportamenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Commerciale Sammarinese relativamente al conto Mazzini. E due porte più in là il commissario Morsiani non ha rilevato la stessa associazione a delinquere tra le stesse persone, tra l'altro con prove ancora più schiaccianti di questi coinvolgimenti, anche alla fine istituzionali, di copertura e quant'altro. Questa è una domanda abbastanza interessante, credo, cioè non è che stessero molto lontani l'uno dall'altro. Come mai in tribunale non si è preso in considerazione il caso in oggetto e lo si è sovrapposto al caso Conto Mazzini, o magari a Reniero Forlì? Perché qui, diciamo, c'è un giudice che ha rilevato un'associazione a delinquere e un altro che non l'ha rilevata, come detto, nonostante non ci fosse solo un'associazione a delinquere, ma a mio avviso parrebbe, per come è stata attuata, eccetera, quella che si chiama associazione e comincia per MAF e poi finisce per IOSA, perché ce n'è tanta, 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 tanta.